Uslow Web Radio. Bentrovati a questa puntata domenicale di Uslow Web Radio, avvocati in diretta. Sono le 18:30 minuti e 13 secondi in questo istante, una domenica per dare delle notizie apparse sui vari siti e soprattutto sui social network che sono state selezionate per voi dal comitato di redazione tutto. Chi vi saluta è Andrea Pontecorvo dalla sede romana in collegamento via Skype con Vicenza e il collega Angelo Marzo. Buonasera Andrea, anzi buon pomeriggio, perché ormai si vede il sole ancora. Bravo, infatti volevo vedere se non ti sbagliassi con il buongiorno di Sveglia di Avvocatura. Insomma, va bene. Molto bene, ma le sorprese non sono finite qua, perché in collegamento dall'estremo nord e in particolar modo dalla provincia di Trento, in quel di Rovereto, abbiamo finalmente l'onore e il piacere di avere con noi Valentina Carollo. Ciao a tutti i nostri ascoltatori, ciao Andrea, ciao Angelo, eccomi qua, sono uscita dal back office per venire qua. Ci siamo riusciti, ci siamo riusciti, quantunque il prossimo regalo che ti faremo come comitato di redazione sarà una splendida cuffia, perché arrivi con un po' di eco, ma non fa niente, sei perfettamente comprensibile, Vale, è tanto preziosa la tua voce che ti vogliamo anche così. Grazie mille. Senti, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a dire subito ai colleghi all'ascolto di che cosa si tratta questa puntata. Vuoi introdurre, Vale? Sì, allora noi abbiamo fatto un giro su YouTube e abbiamo raccolto del materiale che secondo noi è molto interessante per l'avvocatura. Parleremo davvero di tutto oggi pomeriggio e direi abbiamo un sacco di interviste da trasmettere. Esatto. Angelo, nel concreto spazieremo per ogni dove di Italia? Sì, andremo dall'Aquila, Pescara e poi dall'Abruzzo al sempre. Soprattutto in Abruzzo ci concentreremo un bel po', perché abbiamo dei contributi abbastanza importanti. Il primo presidente della Corte di Cassazione, il dottor Canzio, è stato proprio a Pescara e poi all'Aquila, e quindi ne sentiremo del bene. Io direi che, se mi autorizzate, possiamo partire con il primo contributo. Sì, assolutamente Andrea, abbiamo l'intervista proprio al dottor Giovanni Canzio, che è il primo presidente della Corte di Cassazione, e non dimentichiamo che è stato anche presidente del Tribunale dell'Aquila durante quel sisma che ha colpito l'Aquila, e lui parla proprio del processo del dolore, di come l'Aquila ha risposto unita a questo dramma, e l'intervista è andata in onda il 4 giugno 2016 su Rete 8, che è proprio una rete locale dell'Abruzzo, e noi siamo andati a prenderla dal loro canale YouTube. Il primo magistrato d'Italia è tornato in Abruzzo, la terra in cui ha vissuto la fase emotivamente più intensa della sua prestigiosa carriera. Giovanni Canzio, primo presidente della Corte di Cassazione, fu presidente della Corte d'Appello aquilana nei momenti della distruzione e della ripresa anche degli uffici giudiziari del capoluogo terremotato. Insieme capace di istruire e decidere in tempi record per la giustizia decine di processi per i crolli, quelli che proprio in queste settimane vivono il loro epilogo al palazzaccio della Suprema Corte, che egli oggi guida, e della quale i tempi, sottolinea, non devono far temere la prescrizione. Ho capito cosa significava il dolore delle persone, cosa significava il dovere di fare veramente per la collettività, e ho visto anche l'aggregarsi intorno a questi valori di tantissimi magistrati. Avvocati, non dimentichiamolo, avvocati e personale di cancelleria, che con grandissimi sacrifici hanno consentito la ripresa della giurisdizione integralmente dopo pochi mesi dal sisma, cosa in cui nessuno sperava. Altro momento di particolare emozione per Canzio è stato quello di varcare stamattina la soglia del liceo dove studiò Emilio Alessandrini, assieme al figlio Marco, oggi sindaco di Pescara. Al giudice abruzzese, ucciso da prima linea, Canzio ha dedicato le prime parole della relazione inaugurale dell'anno giudiziario. Perché era un magistrato professionalmente bravo, era un magistrato sobrio,
silenzioso, umile, servitore dello Stato, consapevole dei rischi che correva facendo quelle indagini, ed era anche un magistrato efficiente dal punto di vista organizzativo. Tutto quello, cioè, che oggi dovrebbe essere la caratura del magistrato modello in questa età cosiddetta postmoderna. Canzio ha partecipato al convegno La sete di giustizia e la voglia di democrazia, alla presenza tra gli altri del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini e del sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli. Sì, giustizia e democrazia sono le parole gemelle del nostro tempo, occorre agire per trovare una nuova coniugazione di fronte alle grandi trasformazioni del nostro tempo, e la cultura della legalità, la diffusione della legalità costituisce un fattore essenziale, come costituisce un fattore essenziale un sistema giudiziario efficiente, capace di corrispondere alle domande nuove che si riversano su di esso. Ius Law Web Radio, avvocati in diretta. È già proprio in diretta, sono le 18:36 minuti e 10 secondi in questo istante. Ius Law Web Radio trasmette tutti i giorni dal lunedì al venerdì Svegliati Avvocatura alle ore 7:45 della mattina, e come vedete speciali anche il pomeriggio alle ore 14:30, alle ore 18:30 anche del sabato e della domenica, e vedrete, lo diremo anche più in là nel corso di questa edizione, anche alle 21, e in particolar modo iniziatevi a segnare mercoledì sera alle 21 in primissima serata, questa volta su una radio, sulla vostra radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Sentiremo dopo che cosa avremo in serbo per voi. Il telefono della radio è 331 309 7852, l'email webradio@uslaw.it e il sito web www.webradiouslaw.it. parleremo anche del sito perché varie sezioni sono a vostra disposizione e davvero gradiremmo le utilizzaste. Come ultima cosa ricordo tutti i nostri social network: se non avete consigli, commenti o critiche da darci, comunque sempre bene accette, anche un semplice clic su mi piace davvero ci aiuterà a crescere. La linea alla conduzione in Rovereto. Eccomi, infatti io riguardo il sito che vorrei ricordare un po' di cose, Andrea, se me lo permetti. Devi. Abbiamo questo sito online dal 5 di aprile e abbiamo caricato tutte le puntate, tutte le interviste singole, carichiamo tutti i vostri eventi, quindi se avete degli eventi da segnalarci andate sulla pagina Segnala il tuo evento e noi lo trasmetteremo tramite i nostri canali. E poi assolutamente tutti gli articoli che vengono pubblicati online possono essere commentati, scrivendo oppure anche allegando un file audio. E ora passiamo alla seconda intervista, al canale YouTube di Metro News 24, che è un quotidiano online di Pescara e dintorni. Riporta appunto il convegno del 4 giugno che ha visto la partecipazione sempre del dottor Giovanni Canzio, primo presidente della Corte di Cassazione, e anche Giovanni Legnini, che è vicepresidente del CSM e è già stato ospite della nostra radio. A Pescara erano con il sindaco Marco Alessandrini e hanno incontrato gli studenti del liceo D'Annunzio sul tema La sete di giustizia e la voglia di democrazia. È veramente ricca di significato una frase che ascolteremo: giustizia e democrazia sono parole gemelle. Io non credo esemplare, perché la frase esemplare fa sempre immaginare che qualcuno debba pagare più degli altri per insegnare agli altri come bisogna comportarsi. Fa riferimento all'efferato omicidio di Sara. Il presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, rispondendo ad un giornalista questa mattina a margine del convegno La sete di giustizia e la voglia di democrazia. Tanti giovani studenti della Romagna del liceo classico D'Annunzio, intitolata ad Emilio Alessandrini, papà del sindaco di Pescara Marco, ucciso dai terroristi di prima linea. Il pensiero del presidente Canzio. Un modello di magistrati, anche nell'età moderna, perché aveva le caratteristiche proprie di quello che il magistrato dovrebbe essere anche oggi, cioè preparato professionalmente, tecnicamente, quindi efficiente, capace di organizzare il suo lavoro, e nello stesso tempo un magistrato colto, un magistrato inserito nella società, un magistrato che conosceva i problemi della società. La Repubblica
si fonda anche sulle memorie, ma non come la memoria intesa come commemorazione, occasione per rappresentare innanzitutto come nasce una democrazia, come nasce una repubblica e come si conserva una democrazia e una repubblica, ma anche per rappresentare esempi positivi, modelli positivi a cui anche i giovani possono ispirarsi. Questo è il senso della giornata che intendo trascorrere qui a Pescara. Interessante l'accostamento tra legalità e democrazia del vicepresidente del CSM, Legnini. Giustizia e democrazia sono le parole gemelle del nostro tempo, occorre agire per trovare una nuova coniugazione di fronte alle grandi trasformazioni del nostro tempo. È la cultura della legalità, la diffusione della legalità costituisce un fattore essenziale, come costituisce un fattore essenziale un sistema giudiziario efficiente, capace di corrispondere alle domande nuove che si riversano su di esso. Molti partecipanti e tra gli intervenuti il sottosegretario del Ministero della Giustizia, Federica Chiavaroli, e il rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico. Use Law Web Radio, avvocati in diretta. E allora adesso ascoltiamo, sempre dal canale YouTube di SOS Telefono Azzurro Onlus, un'intervista a Cosimo Ferri, sottosegretario di Stato alla Giustizia, e l'intervista del 25 maggio 2016 in occasione della giornata internazionale per i bambini scomparsi. Si parla di riduzione del tempo per l'asilo, di diritti dei minori non accompagnati, di progetti educativi, di prevenzione, accoglienza, integrazione. Tutti temi comunque che bene o male tratteremo e abbiamo anche trattato nel corso delle nostre puntate. E adesso ascoltiamo questa bella intervista. Ma intanto grazie a Telefono Azzurro per questa giornata d'incontro, per voler ricordare ogni anno in una giornata internazionale dei minori non accompagnati, dei minori scomparsi. È un fenomeno in crescita sul quale la politica sta lavorando e sta dando delle risposte concrete. E stiamo riducendo i tempi per le procedure di asilo, stiamo lavorando per specializzare e formare i tutori e per dare gli stessi diritti ai minori non accompagnati rispetto a quelli nativi. Il tema è quello: i nativi hanno dei diritti, giustamente, devono averlo anche i minori non accompagnati che entrano nel nostro paese. E quando parliamo di immigrazione, quando parliamo di fenomeni di sbarchi, pensiamo ai tanti minori che arrivano nelle nostre coste e che poi scompaiono. Dobbiamo dare voce, tutelare i diritti a questi ragazzi, dobbiamo mettere in piedi dei progetti educativi, assistenziali, di istruzione, culturali, che avvicinino questi bambini alla nostra realtà e a tutto quello che è legalità. Lavorare sulla prevenzione, lavorare sull'accoglienza, lavorare sull'integrazione come primo binario vuol dire poi garantire sicurezza e ordine pubblico. Quindi l'aspetto deve essere, quando si parla soprattutto di minori, invertito, e quindi pensare prima a come integrare, a come accogliere, a come formare, a come educare dal punto di vista anche assistenziale, e in questo modo garantire tutto quello che è giusto fare con la sicurezza e l'ordine pubblico. Stiamo lavorando per creare una rete tra Ministero degli Interni, Ministero del Lavoro, Ministero della Giustizia, Ministero degli Affari Esteri, perché l'altro grande tema è quello della cooperazione internazionale e quindi del collegamento che dobbiamo fare, che deve fare l'Italia con gli altri paesi, non solo dentro l'Europa ma anche a livello internazionale, che garantiscano scambio di dati, che garantiscano informazioni e una collaborazione che sia seria. Use Law Web Radio. Avvocato in diretta su Use Law Web Radio anche di domenica, domenica aperto. Abbiamo voluto intitolare questa nostra trasmissione documentale su tutto ciò che abbiamo reperito in rete sui vari canali social, in particolar modo su YouTube, su tutte le notizie per l'appunto pubblicate nell'arco degli ultimissimi giorni. Ricordo che siamo in collegamento con Angelo Marzo,
a Vicenza e anche con Valentina Carollo a Rovereto. Sono le 18:44 e 52 secondi in questo momento e la linea va proprio a Vicenza. Eh sì, e il prossimo contributo l'abbiamo preso dal canale YouTube Ala New, che si definisce un laboratorio di produzioni giornalistiche ed editoriali destinate al mercato dei media, dei servizi alla persona e agli enti, con una filosofia produttiva innovativa e che nasce dall'incontro di giovani giornalisti e professionisti del settore ICT. È un'intervista alla presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, sulla legge Severino, che avrebbe bisogno di un tagliando. L'intervista è stata rilasciata a margine della presentazione degli esiti del lavoro della Commissione Antimafia su candidature e liste in vista delle comunali del 5 giugno, cioè quelle di oggi, ed è stata pubblicata il 1 giugno. Ascoltiamo questa intervista. Un tagliando alla Severino, perché noi abbiamo per esempio riscontrato persone che hanno accumulato anni di pene per aver compiuto più reati e non sono sanzionabili dalla legge Severino. Riteniamo peraltro che sia molto importante intervenire sui procedimenti elettorali per dare alle commissioni elettorali la possibilità di valutare le autocertificazioni. Noi abbiamo trovato almeno 8 persone che hanno autocertificato il falso ed abbiamo preso in esame un piccolissimo numero di comuni rispetto ai 1.400 che vanno a voto. Le prefetture che hanno fatto un'analisi sostanziale non formale delle autocertificazioni hanno espulso questi candidati dalle liste, perché quando uno non si può candidare non può neanche prendere voti, perché droga in qualche modo il risultato. Use Law Web Radio, avvocati in diretta. E eccoci ritornati. Quello che io volevo fare era, se me lo permettete, cari co-conduttori, ricordare gli eventi che ci hanno già segnalato sul sito. Allora, a Perugia, l'8 di giugno, abbiamo un bellissimo evento di asset telematiche immobiliari e immobiliari, un seminario informativo che inizia alle 15 e finisce alle 18:30, introduce Stefano Bogini, relatori Claudio Palazzetti e Marco Lazzerini, in collaborazione con astalegale.net. Vale, ricorda che Stefano Bogini è un carissimo amico e componente del comitato di redazione. Assolutamente, componente indispensabile del comitato di redazione, direi, e quindi dobbiamo supportarlo anche per questi suoi convegni, che veramente hanno fatto il tutto esaurito dalle altre parti, ci hanno detto. È così, siamo buoni, sì. Testimoni, e tra l'altro, ma non anticipiamolo troppo, proprio il 15 luglio saremo tutti quanti fisicamente in quel di Perugia per un altro evento che sta organizzando sempre Stefano e che trasmetteremo in diretta tramite questa radio. Scusami l'interruzione, Vale. No, hai fatto benissimo. Poi il 9 di giugno l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia ha organizzato una tavola rotonda sul diritto del minore ad una famiglia, che si terrà a Matera e all'ospedale ex. Ah, è caduta Vale? È caduta Valentina, incredibile. Ma vero, ripeti Valentina, che le ultime tue parole sono cadute nel vuoto. No, purtroppo non abbiamo Valentina. Senti, allora sì. Ci sei? Sì, assolutamente. Allora vai Vale, vai. Ripeti che dove stavamo? A Matera, se non sbaglio. Sì, dopo viene il congresso nazionale dell'UIF con l'orgoglio di essere avvocati, dignità, libertà, autonomia e indipendenza a servizio della società, nella sala auditorium nuovo del Palazzo di Giustizia di Napoli, il 10 e l'11 giugno, tutto il giorno. E poi abbiamo quello che ha ricordato Nicola Canestrini, che abbiamo intervistato sugli avvocati minacciati, che è il secondo Open Day dell'Unione delle Camere Penali Italiane, che si terrà a Rimini il 10 e l'11 giugno. Bene, detto questo, passiamo alle prossime interviste, che le prossime due interviste riguardano degli estratti dal Salone della Giustizia 2016. Abbiamo navigato sul loro canale ufficiale YouTube, che è il Salone della Giustizia, ricordiamo, l'ultimo si è tenuto a Roma, e adesso sentiamo l'intervista al dottor Giovanni De Gennaro, presidente di Finmeccanica, sul contributo di questa azienda in tema di immigrazione, che è stato pubblicato il 30 maggio 2016. Presidente di Finmeccanica, dottor De Gennaro, cosa fa Finmeccanica di concreto per l'immigrazione? Ma
Io credo che il contributo, che non è soltanto di Finmeccanica, ma è di tutta la capacità del nostro sistema paese di produrre tecnologie che supportino le azioni che sono sia, è il tema del nostro convegno, per l'accoglienza sia per la sicurezza. Chiaramente Finmeccanica come azienda leader, come azienda diciamo più importante, contribuisce in più campi. Abbiamo visto prima quel bellissimo filmato della Guardia Costiera, chiaramente dall'elicottero alla sala comando possono essere complesse, ma io penso che sia proprio la nostra capacità di produrre tecnologie che sono uno strumento fondamentale per garantire anche i migliori interventi nel settore dell'immigrazione. Grazie, buon lavoro. Bene così. Use Law Web Radio, avvocati in diretta. E dal Salone della Giustizia ancora sentiamo l'intervista a Francesco Paolo Sisto, avvocato di Bari, componente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Dottor Sisto, un giudizio e un commento su questa sesta edizione del Salone della Giustizia. Ma ben vengano queste iniziative di approfondimento, di confronto, anche fra persone diciamo che magari non si sarebbero mai incontrate se non avessero avuto questa occasione. Diciamo, noi viviamo il dramma della solitudine culturale, molte volte ognuno parla per conto proprio, c'è un confronto virtuale nei dibattiti su quello che si dice, dirselo in faccia mi sembra che sia la cosa più giusta. Il Salone della Giustizia dà la possibilità soprattutto di mettere insieme cultura, idee e fenomeni, perché non c'è giustizia se non c'è concretezza e tutela dei cittadini. Ci rivediamo alla settima edizione? Se Dio vuole, sì. Use Law Web Radio, avvocati in diretta. E devo ricordare, prima di lanciare il prossimo servizio, che Valentina Carollo ed Elia Barbugliani sono proprio quelli che curano il nostro sito. Per questo Valentina è anche così preparata ed è la più attrezzata per informarvi su, grazie. Quello che c'è da fare sul sito. Effettivamente me ne sta un po' in back office ultimamente. Elia comunque è fantastico, senza Elia non riuscirei mai a, non saremmo mai riusciti a avere un sito come quello in così poco tempo. Anzi, visitatelo e fateci sapere eventuali suggerimenti, che sono sempre graditi. Grazie Valentina. E dal canale YouTube di Telemax, emittente televisiva dell'Abruzzo, parliamo ora dell'annoso problema della chiusura dei tribunali. In particolare sentiamo ciò che dice l'Ordine degli Avvocati di Lanciano sulla soluzione migliore fra Pescara e Chieti a maggio 2016, perché Lanciano è in bilico tra le due soluzioni. Ascoltiamo questa problematica. Non è più tempo di campanilismi, ma bisogna decidere quale potrebbe essere la soluzione migliore. L'Ordine degli Avvocati di Lanciano, riunito in assemblea straordinaria aperta ai sindaci del comprensorio, è stato chiaro: non Chieti, ma Pescara, per una serie di motivi validi che vanno dalla insufficiente capienza di Palazzo di Giustizia di Piazza San Giustino, anche a seguito dell'accorpamento degli uffici di Ortone e Basto, alla comodità del trasporto su rotaia da Lanciano direttamente alla fermata Pescara Tribunale. La chiusura prevista dei tribunali cosiddetti minori, che coinvolge anche la struttura di Via Fiume, è ormai prossima. Manca appena un anno e mezzo, al 31 dicembre 2018, data ultima indicata dalla legge 148 del 2011. Il presidente Silvana Vassalli. Chieti è una bella città, una città che è da tempo sede di cultura, sede di religiosità intensa, con ottimi professionisti a ogni livello, non solo dell'avvocatura, ottimo palazzo di giustizia. Chieti purtroppo ha eretto begli edifici a Chieti Scalo che ospitano Agenzia delle Entrate, Cassa di Risparmio e quant'altro, ha invece mantenuto una struttura insufficiente come Palazzo di Giustizia. Che se ne dica, la ristrutturazione non può sopportare l'accorpamento del Tribunale di Lanciano, Tribunale di Basto, la sezione distaccata di Ortona, più la Procura di Lanciano, la Procura di Basto, ovviamente la Procura di Chieti che è fuori dal palazzo, nonché l'ufficio notifiche che è in un altro palazzo. Ufficio notifiche sempre di quattro sedi.
se hanno una casa o un immobile che è gonfiabile, bene, però così come è oggi, il palazzo oggi adibito a sezione civile è inaccessibile e presenta delle grosse criticità anche a livello di sicurezza, e il palazzo ristrutturato, bellissimo sotto tutti i punti di vista, non può accorpare la bellezza di tre tribunali, perché c'è sempre la sezione staccata di Ortona, che non è da meno a livello di numeri rispetto a Lanciano e Abbasso. Mario Pupillo, sindaco di Lanciano, ha ricordato nel suo intervento in assemblea la proposta di accorpamento con il Tribunale di Vasto da ospitare a Palazzo degli Studi, un progetto del 2012 fattibile basato su dati reali che porterebbe a un risparmio di spesa e un incremento di efficienza. Una soluzione potrebbe essere questa, in quanto è fattibile a costo zero, perché il Palazzo degli Studi attualmente occupato da tante attività e prossimamente anche dall'INPS, nelle norme contrattuali con l'INPS noi abbiamo puntualizzato che se dovesse essere necessario istituire il Tribunale Lanciano Vasto qui, noi avremmo in 6 mesi di nuovo a disposizione i locali, quindi l'INPS dovrebbe lasciare questo spazio. E nelle norme contrattuali, quindi questo riassicuro tutti coloro che insomma sono preoccupati da questa nostra decisione. Use Law Web Radio, avvocati in diretta. Sempre in diretta e sempre su Use Law Web Radio, la radio dell'avvocatura da colleghi a colleghi. È domenica 5 giugno, programma Domenica Aperto. Sono le ore 18.56 e 26 secondi, fatemi ricordare il numero di telefono della nostra radio, raggiungibile anche adesso se volete, 331-309-7852 per messaggi Telegram e WhatsApp. Se ci dovete dire qualche cosa, scriveteci chiaramente che volete, qual è la vostra intenzione, cioè di andare in onda, e per cortesia limitate i messaggi ad una lunghezza di massimo un minuto e mezzo, di modo che siano fruibili tecnicamente per la radio. L'email webradio@uslo.it, il sito web www.webradiouslo.it, tutti i social riferiti alla radio, Uslo Web Radio, critiche, consigli, commenti sempre ben accetti. Se non ne avete, anche un semplice click sulla pagina Facebook ci aiuterà a crescere, come stiamo facendo ormai da quasi 3 mesi, perché proprio domani sarà il nostro mesiversario, chiamiamolo così. Compiremo 3 mesi di programmazione ordinata, di programmazione quotidiana di Svegliati Avvocatura, e questo lo dobbiamo a voi in primis e ovviamente a tutto il comitato di redazione, che sta facendo un grandissimo lavoro. E Valentina a Rovereto, provincia di Trento, a te la linea per la conduzione. Sì, non dimentichiamo, Andrea, i 40.000 ascolti che abbiamo festeggiato oggi, cioè noi qua siamo ormai ubriachi, perché... No, non lo volevo dire, perché sennò ci tacciano di un'autoreferenzialità che è sempre antipatica ai colleghi, però visto che l'hai detto, diciamolo, allora bene, come si conviene, diciamo, proprio oggi. È una bella iniziativa, insomma, sì, e stai riscuotendo un buon successo. Abbiamo tagliato questo traguardo dei 40.000 ascolti e piano piano continueremo a crescere, sempre grazie ai colleghi che ci ascoltano, Vale? Esatto, e cari colleghi, voi dovete sapere che noi del comitato di redazione possiamo brindare solo virtualmente, perché al momento ci conosciamo solo virtualmente, non ci conosciamo tutti di faccia, quindi quando ci vediamo ogni tanto facciamo: oh, ma sei tu? Incredibile. È vero, però te con Angelo sei vicina, lì a Vicenza, dai, sono qualche centinaio di chilometri. Scusami Valentina, volevo dirti a proposito dell'autoreferenzialità, che probabilmente le domeniche faremo proprio una trasmissione musicale, ce la cantiamo e ce la suoniamo. Ecco, vedi, a posto, abbiamo tutto. Senti, signori della conduzione, signore della conduzione, non ci perdiamo in chiacchiere, ringraziamo invece il presidente dell'Ordine degli Avvocati che abbiamo appena ascoltato, Valentina. Assolutamente, la nostra radio si è occupata dell'annosa chiusura degli uffici giudiziari e ci occuperemo senz'altro in un'altra puntata ancora di questa problematica. E sentiremo anche l'avvocato Silvana Anna Vassalli del foro di
di Lanciano, così per farci capire le loro opinioni. Comunque adesso andiamo ad Avellino, perché io volevo parlare di questa bellissima iniziativa dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e portata avanti anche dallo studio De Beaumont, che è uno stage di 4 settimane presso le corti statunitensi. E è un'attività che è simile ai nostri uditori, e tanti giovani avvocati sono pronti a partire per gli States, e sentiremo le voci di Laura Carboni, Maria Teresa Fiorillo e Carmine Manzo, che sono questi legali protagonisti dell'iniziativa. Queste interviste sono state prese da Telenostra, che è un'emittente appunto storica di Avellino, e io ci tengo particolarmente perché non so se voi sapete che io ho fatto 6 mesi di pratica all'estero in Irlanda, però mi sono dovuta arrangiare perché io sono andata a bussare a tutte le porte di un quadrato dove sono tutti i legali irlandesi, sino che non mi hanno accettata. È stata un'esperienza meravigliosa che ti apre proprio la mente, ti aiuta a lavorare con un'altra prospettiva diversa da quella italiana, e anche a livello economico soprattutto è stato molto interessante. Comunque sentiamo questa iniziativa degli States invece. Una iniziativa che parte dall'Irpinia attraverso Roma, arriva fin negli Stati Uniti, una opportunità di crescita professionale, soprattutto di far valere le proprie competenze. Avvocato Benigni, si rinnova quasi una piccola tradizione. Sì, si rinnova per la quarta volta questa iniziativa proposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e dallo studio De Beaumont. Si tratta di una opportunità riservata ai nostri iscritti e agli iscritti presso gli altri ordini, che avranno la possibilità di seguire uno stage di 4 settimane presso le corti statunitensi. Avvocato Ludovica De Beaumont, si tratta di una esperienza operativa sul campo, perché l'attività tipo della giornata quale sarà? È un'attività molto simile ai nostri uditori per la magistratura. Si tratta di partecipare con i giudici alle udienze, partecipare alla redazione delle sentenze e soprattutto comprendere un sistema giuridico come quello americano, che anche per la nostra giustizia può essere utile nella maniera in cui funziona molto più velocemente. Intanto molti o qualcuno in passato ha fatto questa esperienza che poi è continuata nel tempo? Assolutamente sì, è un ottimo trampolino di lancio. Abbiamo un partecipante di 2 edizioni fa che oggi fa l'avvocato a Brooklyn, insomma, quindi funziona. In bocca al lupo anche a quanti stanno per partire. E a proposito di giustizia, è un altro mondo, chiedo in questo caso all'avvocato Benigni, si parlava della velocità e dei tempi della giustizia. Ma è un altro mondo, è un'altra cultura, è un sistema giuridico completamente diverso, quindi può darsi che i colleghi avranno la possibilità successivamente di fornire un contributo rilevante per il miglioramento del nostro sistema giuridico. Io ringrazio gli avvocati, vogliamo provare a sentire qualcuno che magari in queste ore è in partenza, come vi state preparando e soprattutto che cosa vi aspettate da questa esperienza? Sicuramente ecco, conoscere un sistema giuridico straniero è un'esperienza fondamentale per un giovane giurista e per un futuro professionista, quindi ecco, ci aspettiamo che ci possa arricchire molto, anche appunto ci possa arricchire di stimoli e anche di spirito critico anche nei confronti del nostro sistema, in senso positivo naturalmente, che possa aiutarci a costruire qualcosa. Anche perché il sistema americano, lo si diceva prima, insomma, sono altri tempi, forse anche più rapidi, anche da questo c'è molto da apprendere e da migliorare. Sì, infatti è fondamentale secondo me comprendere proprio un sistema giuridico che è diverso dal nostro, e nello stesso tempo è anche importante vedere proprio le similitudini che ci sono tra questo sistema diverso che è aperto proprio alla globalizzazione proprio del diritto, e quindi vedere tutti gli aspetti. Una opportunità, in passato alcuni colleghi sono poi rimasti negli States, è questo anche il vostro obiettivo o intanto andiamo a vedere? Ci speriamo indubbiamente, ma ricordiamo sempre le nostre radici e le nostre, da dove veniamo, dove abbiamo studiato, e speriamo di fare frutto dell'esperienza all'estero e di tornare qui magari e dare un contributo anche alla realtà avellinese. Slow Web Radio.
E da Avellino andiamo a Vasto. Dal canale Vasto Web Channel sentiamo la convenzione relativa alla concessione dei locali comunali all'Ordine degli Avvocati e al Giudice di Pace. Questa intervista è stata raccolta dalla giornalista Paola D'Adamo, le riprese e il montaggio di Federico Cosenza ed è stata pubblicata il 30 maggio 2016. Sentiamo questa intervista. Sindaco, oggi una convenzione tra il Comune di Vasto e l'Ordine degli Avvocati per l'utilizzo di alcuni locali dell'ex Istituto Statale d'Arte di Via Roma. Adesso abbiamo dei locali bellissimi messi a disposizione del Giudice di Pace e messi a disposizione anche dell'Ordine Forense. L'Ordine Forense, attraverso questa convenzione che ha firmato con noi, ha la disponibilità di alcune aule che servono naturalmente per questo grande impegno che loro fanno anche nel segno della mediazione, questo percorso nuovo voluto dal legislatore che obbliga i cittadini, prima di avviare alcune procedure, da far ricorso a questo nuovo istituto. Questi sono locali all'altezza naturalmente di questo nostro territorio, per questo nostro territorio, per un servizio sicuramente eccellente per la collettività vastese e anche dell'altro territorio, anche perché, bene dirlo, con la soppressione del Giudice di Pace del Castiglione, quell'ufficio oggi è accorpato a Vasto, così come non è escluso che in futuro altri uffici di Giudice di Pace del nostro circondario vengano a Vasto. Convenzione tra l'Ordine degli Avvocati di Vasto e il Comune, appunto della città, per l'utilizzazione di alcune stanze dell'ex Istituto Statale d'Arte di Via Roma. Nel dettaglio ne parliamo con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Vittorio Melone. Già da 3 anni, per la verità, noi utilizziamo questi locali che appunto il Comune ci ha messo a disposizione all'esito di una collaborazione che c'è stata quando l'ufficio del Giudice di Pace di Vasto è stato trasferito qui presso l'ex Istituto d'Arte e presso il quale appunto noi abbiamo istituito sia un punto di riferimento per tutti gli avvocati come ufficio nostro amministrativo, vista la distanza con la sede principale che è appunto presso il Tribunale, ma poi anche una sala avvocati, una sala dove poter installare delle fotocopiatrici in uso sia agli avvocati che ai cittadini che vengono qui e che hanno interesse a fotocopiare dei documenti che riguardano appunto i loro fascicoli, e in prospettiva l'uso di questi locali anche per istituire qui lo sportello per il cittadino, che la nuova legge professionale prevede appunto che gli ordini istituiscano presso delle propri spazi per orientare i cittadini che dovessero avere la necessità di dover attivare un'azione legale, orientarli rispetto a quelle che sono le procedure precontenzioso, che alcune volte possono essere intraprese in modo del tutto volontario, ma la maggior parte delle volte invece si tratta di condizioni di procedibilità come la negoziazione assistita, la mediazione. Non consiste certamente questo servizio in una consulenza legale che normalmente tecnicamente fa l'avvocato, ma appunto un'attività di orientamento sul rapporto avvocato assistito e su una serie di istituti che possono essere di interesse appunto del cittadino che dovesse intraprendere un'azione legale. Uslo Web Radio, avvocati in diretta. E su questa questione sentiremo e vorremmo assolutamente sentire il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, anche di Vasto, l'Avvocato Vittorio Melone. Vero Andrea che presentiamo anche un'altra puntata in relazione alle problematiche anche degli ordini? Eh sì, è proprio quello che dobbiamo fare, già l'avevamo fatto in passato, ne abbiamo ampiamente discusso, e però visto l'incidenza della vicenda sui tantissimi colleghi che avranno ovviamente tutte le problematiche del caso, dovremmo certamente ritornare anche sotto il profilo di un ascolto delle istituzioni e delle associazioni
in relazione alla loro attività governativa sul punto. Vorremmo portare all'attenzione dei colleghi che ci ascoltano tutto ciò che è stato fatto, che si sta facendo per scongiurare in alcuni casi la chiusura, per tentare la riapertura in altri ed eventualmente per gli accorpamenti che debbano ancora essere operati, ovviamente nell'interesse della categoria e dei cittadini, perché, certo, e anche degli stessi consiglieri, perché io sono consigliere a Rovereto, che è un foro piccolino, però vi assicuro che di lavoro per servizio dei colleghi ce n'è veramente tanto, pur in un ordine così piccolo, e quindi è bello anche che tutti gli avvocati conoscano anche l'attività dei propri consiglieri, di quanto si spendono per portare avanti comunque una burocrazia che volente o nolente si applica anche agli ordini in quanto enti pubblici, seppur non economici. Parlo della trasparenza, certo. Parlo di tutte le cose che dobbiamo gestire a livello proprio di procedura, insomma, non di sostanza. Ne avevamo parlato, ricorderai, Valentina, anche con il consigliere nazionale Enrico Merli di questo punto, e quindi ben presto su YouSlow Web Radio. E tra l'altro, Valentina, quello che ti chiedo come amministratore insieme ad Elia Berbugliani del nostro sito, dai questa prima indicazione ai nostri ascoltatori, perché stanno arrivando delle pagine dedicate completamente al palinsesto, in modo da sapere con anticipo ciò che andrà da lì a qualche ora, è vero Vale? Sì, assolutamente, poi magari prima della fine della puntata vi elenco quello che abbiamo in programma per la prossima settimana, che è ricca. Comunque. davvero tanto, e anche delocalizzata, ma non anticipiamo nulla, ricordiamoci poi delle ore 21 di mercoledì. Valentina, a te allora la parola per il prossimo contributo. Allora, adesso andiamo ad Agrigento, dal canale YouTube di Telecras, che è appunto un'emittente televisiva fondata ad Agrigento nel 1976 e molto seguita nella Sicilia centro-occidentale. E parliamo di compensazione tra debiti e crediti, con uno sportello veramente interessante, Riparti Impresa, che è stato costituito con la pubblica amministrazione per compensare 12 miliardi di euro di crediti che le imprese vantano verso la pubblica amministrazione, e è previsto un accordo con Equitalia. In Sicilia le aziende che vantano un credito nei confronti della pubblica amministrazione sono 46.118. Ebbene, da lunedì prossimo, 6 giugno, sarà attivato lo sportello cosiddetto Riparti Impresa su iniziativa di Riscossione Sicilia, l'agenzia regionale controllata dalla regione per la riscossione dei tributi. Lo sportello servirà per la compensazione dei 12 miliardi di euro di crediti che le decine di migliaia di imprese in Sicilia vantano nei confronti della pubblica amministrazione. E tali crediti, dunque, saranno compensati con i debiti che le stesse aziende hanno con il fisco e con altri enti, e quindi con Riscossione Sicilia. È stato il Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale a proporre lo sportello di compensazione a Riscossione Sicilia, e l'agenzia lo ha valutato e poi lo ha accolto al fine di sostenere le imprese e il tessuto produttivo dell'isola. Infatti il progetto di Parti Impresa è stato presentato in conferenza stampa dall'amministratore unico di Riscossione, l'avvocato Antonio Fiumefreddo, insieme ai parlamentari 5 Stelle Giancarlo Cancelleri e Angela Foti. La richiesta di compensazione tra crediti e debiti potrà essere proposta dai cittadini in modo gratuito e direttamente a Riparti Impresa, anche utilizzando il sito internet di Riscossione Sicilia oppure tramite i propri commercialisti. Nel frattempo, ancora Riscossione ha intrapreso un percorso di aggancio operativo a Equitalia per rendere omogenee e semplificare le attività istituzionali. Lo stesso avvocato Fiumefreddo spiega: con Crocetto ho incontrato l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Ruffini. Abbiamo discusso di modalità operative della nuova collaborazione, che è comune intento intraprendere per approdare a un sistema di riscossione omogeneo a livello nazionale, senza escludere alcuna ipotesi futura di piena condivisione dei compiti di legge, conclude. Del resto, si tratta di un progetto che più volte l'assessorato regionale all'economia ha caldeggiato come indispensabile per evitare il fallimento di Riscossione e aumentare gli incassi, finora poco soddisfacenti. YouSlow Web Radio, avvocati in diretta.
E devo, prima di continuare la puntata, ricordare purtroppo la morte della collega tragica di Samantha Pacifici, e in questo momento proprio giunge la notizia anche di un'altra morte, che è quella dell'europarlamentare della Lega Gianluca Bonanno, deceduto in un incidente stradale vicino Varese. E adesso chiudiamo questa puntata con Radio Radicale e la puntata del cavallo di Troia dello Stato di Polizia. Puntata di Il rovescio del diritto, la pillola di sabato 4 giugno 2016, con gli interventi di Gian Domenico Cagliazza, avvocato, presidente del Comitato Radicale per la Giustizia Piero Calamandrei, dal sito radioradicale.it. Avevamo già avuto modo di segnalare da questa piccola rubrica la drammaticità e l'urgenza delle tematiche sottese ad una imminente decisione delle Nazioni Unite e della Corte di Cassazione, chiamata a dirimere un contrasto giudiziario in tema di utilizzo dei software cosiddetti Trojan ai fini di intercettazioni ambientali nel corso delle indagini di polizia giudiziaria. Parliamo di software che, installati da remoto su un computer o uno smartphone della persona indagata, sono in grado di captare, ovviamente, senza punto di quest'ultimo, tutto ciò che accade negli ambienti dove questa persona collochi il dispositivo intercettato. Dunque, nel caso dello smartphone, semplicemente ovunque. Questa micidiale evoluzione tecnica è idonea a travolgere, come è del tutto evidente, qualsivoglia limite all'attività intercettativa, che pure è posto in modo esplicito dalla nostra stessa Carta Costituzionale a tutela della privatezza e inviolabilità del domicilio e della vita privata. Ed infatti il contrasto si poneva proprio tra due sentenze della stessa sezione penale della Corte, che avevano concluso l'una per l'assoluta illegittimità di quello strumento tecnico, l'altra per la sua piena legittimità. Le motivazioni della decisione delle Sezioni Unite non sono ancora state depositate, ma la delicatezza della questione, che evidentemente interessa decine di indagini giudiziarie in corso, ha indotto la Corte a diramare una nota informativa, dalla quale possiamo apprendere che è stata affermata la legittimità dell'uso di questo micidiale strumento investigativo, limitato tuttavia al catalogo di reati considerati di straordinaria gravità ed allarme sociale. Se non che apprendiamo dalla nota informativa che questo catalogo non si limita ai reati di terrorismo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, ma si estende niente di meno che al reato di associazione a delinquere semplice. Leggeremo le motivazioni, ma quest'ultima precisazione è del tutto sufficiente a farci comprendere come con questa decisione si sia inteso affermare la legittimità di un uso pressoché indiscriminato di questo micidiale strumento invasivo della nostra vita privata. Sappiamo tutti benissimo, infatti, che nel nostro paese non si nega a nessuno, almeno nella fase delle indagini, una corriva contestazione provvisoria, si capisce, di associazione per delinquere, appena gli indagati di un qualche reato siano almeno tre. La precisazione della nota informativa della Corte, che si preoccupa di puntualizzare subito dopo l'inserimento nel catalogo dell'associazione per delinquere semplice, che ciò è consentito fuori dai casi di concorso di persone nel reato, sarebbe infatti del tutto ultronea se non tradisse appunto la consapevolezza della illusorietà di quell'argine. Dunque ora il problema passa, deve passare nelle mani del legislatore. Il Parlamento italiano deve prendere atto che questa è la scelta interpretativa della giurisprudenza e dunque la scelta di una legittimazione non formalmente ma sostanzialmente indiscriminata dell'uso di uno strumento intercettativo che decreterà la fine di ogni limite al potere intrusivo del potere giudiziario nella vita di tutti i cittadini. Se infatti le tradizionali cimici imponevano al giudice che ne ordinava l'installazione di indicare i luoghi dove essa doveva avvenire, sapendo quest'ultimo che alcuni di questi luoghi erano costituzionalmente precluso all'ascolto, oggi questo limite viene di fatto travolto e quella estensione all'associazione per delinquere del catalogo dei reati per i quali l'installazione di Troia è consentita determinerà null'altro che un'ulteriore proliferazione di contestazioni provvisorie di quel reato strumentali ad aggirare quel residuo flebile ostacolo. D'altro canto, la contestazione di un reato associativo, pur manifestamente infondato e immotivato in fase di indagine, può avvenire senza che né il PM né il GIP possano mai esserne chiamati in qualche modo a rispondere. Occorre allora intervenire legislativamente per ricondurre questa materia nell'alveo della legalità costituzionale,
che oggi appare in gravissimo pericolo. E la soluzione non può certo essere quella proposta da un emendamento già presentato dai deputati del PD Felice Cassone e Giuseppe Cucca, che addirittura vogliono legittimarne normativamente l'uso con ridicoli palliativi riguardanti i momenti di accensione e spegnimento da remoto del micidiale dispositivo. Occorre una forte mobilitazione dell'Accademia, dell'Avvocatura, del mondo politico e mi auguro innanzitutto dell'autorità garante della privacy, affinché questo scempio non si compia. Soprattutto è indispensabile che il potere legislativo riaffermi la propria supremazia, rivendicando con orgoglio la propria funzione, non surrogabile dalla ormai onnivora funzione creativa dell'interpretazione giurisprudenziale. Sia la legge a parlare, con forza e determinazione, quando sono in ballo libertà costituzionali fondamentali, non derogabili e non negoziabili. Buona giornata a tutti. Uslow Web Radio. Uslow Web Radio, sempre in diretta, sono le 19:20 minuti e 51 secondi in questo istante di domenica 5 giugno. Anche quest'oggi abbiamo sostanzialmente terminato la puntata. Ci interessava mandare questo spunto del collega Gian Domenico Cagliazza, preso da Radio Radicale, che ringraziamo sempre per i contributi che ci concede nella trasmissione anche di Uslow Web Radio. Questo perché, nonostante avessimo già lungamente parlato anche con dei resoconti e dei documenti preparatori all'astensione dei penalisti del 24, 25 e 26 maggio ultimo scorso, dicevo, avevamo già parlato proprio di questo virus informatico che da cui anzi gli investigatori si attendono grandi risultati, proprio perché Gian Domenico Cagliazza ne ha parlato sotto altri profili, cioè sotto l'estensione di quei reati che ammetterebbero l'uso di questo sistema. Ci lasciamo sostanzialmente con un arrivederci, perché dobbiamo certamente ritornare su questi argomenti, come è stato ben chiarito anche dall'autore di questa pillola. E però per questa sera è davvero tutto. Ricordo ancora una volta il telefono 331 309 7852, messaggi vocali WhatsApp e Telegram bene accetti, email webradio@uslow.it, il sito web www.webradiouslow.it. Da Andrea Pontecorvo a Roma non resta che salutarvi e darvi l'appuntamento per domani alle 7:45 con il consueto incontro con Svegliati Avvocatura della 12ª settimana di programmazione continuata e con i festeggiamenti della radio, perché ricordo ancora una volta è dal 6 marzo che andiamo in diretta proprio con Svegliati Avvocatura, con delle puntate ordinate, un palinsesto che ci consente di definirci per l'appunto radio. Ancora una volta, colleghi, da Andrea Pontecorvo davvero una buona serata. Angelo, a te la voce. Eh sì, grazie Andrea, grazie della domenica che abbiamo condiviso e che spero che abbiamo condiviso anche con gli altri ascoltatori. E per fortuna Andrea non è partito con lunedì, perché ultimamente sta dando date a caso. No, guardate, non mi prendete in giro proprio di domenica, fatemela passare come si conviene. Però volevo tutti quanti avvisarvi che mercoledì alle ore 21 ci sarà l'intervista al dottor Davico, alla quale seguirà ovviamente l'intervento e gli interventi dei nostri colleghi che fanno parte delle istituzioni stesse. E non mi rimane che salutare tutti quanti voi e passare la parola a Rovereto, a Valentina Carollo. Sì, grazie. Io volevo ricordare i temi della prossima settimana, perché parleremo di riforma costituzionale, parleremo di unioni civili, parleremo di internazionalizzazione della professione, di cassa forense, di adozioni, di diritto ed economia. E in più vi aspettiamo, in particolare io e Andrea Pontecorvo, ma insieme a tantissimi amici, Francesco Paolo Micozzi, Maurizio Reale, Scialdone, vi aspettiamo al congresso distrettuale
che si terrà a Merano dal 9 all'11 giugno, vero Andrea? E assolutamente. E cos'è che faremo come Youth Law Web Radio? Noi saremo dei relatori sui nostri argomenti, ritorniamo al processo civile, al processo amministrativo telematico, però trasmetteremo in diretta tutte le sessioni del congresso giuridico distrettuale. Questo è molto importante, ringraziamo gli organizzatori per permetterci di diffondere un bellissimo evento come questo anche a chi è lontano e non può arrivare all'estremo nord, come dice, esatto, come dice Andrea, e mi prendono in giro sempre tutti per questo estremo nord, però sarà una bella dimostrazione di organizzazione della radio da avvocati, perché non siamo tecnici, ma ci interessa che tutti i colleghi possano assistere a degli eventi anche locali di grandissimo spessore, come effettivamente è questo appena menzionato dalla nostra Valentina. Assolutamente, io non posso che ringraziare i miei co-conduttori per avermi ospitata in questa domenica dove ha vinto Djokovic al quarto set, e bisogna ricordare anche questo, e niente, io vi saluto e vi ringrazio, alla prossima. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi, e le frequenze di Youth Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 7.45. Tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Youth Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.